Oh, bentornati in questa review con una nuova stampante che avete visto, mi sa, anche in background in uno dei video precedenti. Questa è la Longer LK4. Sì, ho visto che stavi per parlare, Sì, pensavo per no, praticamente interrompere. voglio fare una precisazione perché molti hanno pensato che le stampe che abbiamo fatto vedere nel video dei regali di Natale fossero, diciamo, state fatte con questa stampante. No, non sono state fatte con questa stampante. Dovete sapere che io, diciamo, qui in studio abbiamo tutto, diciamo, l'ufficio, però ovviamente, a casa io ho una sola stampante che uso, Quella CR10. no, c'ho la, come si chiama? Ah, ho capito La quale, capito? La 20M, 20M, che uso, diciamo, per me, cioè, capite bene che non è che ogni volta che voglio stampare qualcosa vengo qua a sì. Beh, sì. metterla in stampa, diciamo a casa ho una stampante e mi seguo quella. Purtroppo stavo aspettando gli augelli nuovi perché l'augello che avevo era quello originale, oltre un anno di vita era distrutto. Cioè, poi ho fatto il calcolo, ci ho consumato quasi 0,6 mm di augello, cioè l'augello nuovo era 0,6 mm più lungo di quello che ho tolto. Cioè, Quindi quanti chili di retina sono assai passati sarà di di plastica, plastica? almeno 10-15 kg. Madonna. Quindi era alle pezze, però dovevamo ovviamente uscire col video in tempi Rapidi. ragionevoli e quindi purtroppo le stampe sono venute male e questo è indubbio. Però, come dire, sono state fatte con un'altra stampante, non con questa. E infatti oggi vedrete di cosa è capace questa stampante. Sì, questa stampante che penso sia stato forse il montaggio più rapido che abbiamo mai fatto di una stampante. Sì, se non avessimo sbagliato i lati. Sì, abbiamo sbagliato il lato, però se non Cioè, avessimo fatto quell'errore l'avremmo montata in 10 minuti e un quarto d'ora. sì, Rapidissimo. praticamente, diciamo, se ricordate, questa stampante è prodotta da Longer ed è la stessa casa produttrice di cui vi abbiamo portato l'Orange Bestione. 30. No, quell'Orange Ah, che 30. cacchio dico? Quella sopra, la, sì, La l'Orange Orange 30. Sì, 30, Longer questa qua. Orange 30. Sì, no, mi stavo Sì, confondendo appunto con l'Ender. questa qui che adesso la prendo, che i più assidui probabilmente, ecco adesso la prendo, voilà. Wow, pesa, 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 questa qua. Quella unita con l'elastico. Esatto, quella, la stampante a resina con la copertura che ci ha sconfitto. È praticamente quella delle carte, Esatto, quella delle fondamentalmente. carte, quella ci è E rimasta impressa per diciamo, quello. i più affezionati ricorderanno una definizione che ha dato Francesco, che se era azzeccata per questa qui è ancora più azzeccata. Sarebbe Che è il Kalashnikov delle stampanti in questo 3D. caso a resina, in questo caso A filamento, FDM. a filamento. Questo perché? Perché questa qua, diciamolo subito, è una stampante che costa meno di 200 euro. Quindi, d'altro poi non ti paghi manco Infatti, l'alluminio, cioè. cioè veramente a un prezzo bassissimo. Però, come dire, ci sono dei compromessi associati a questo prezzo fondamentalmente. Nel nostro caso, cioè fondamentalmente c'è poco controllo qualità del prodotto che vi arriva in casa, nel senso che dall'unboxing che state Eh vedendo sì, infatti, comunque, partiamo per step, andiamo sì, dall'unboxing. esatto, come potete vedere la stampante arriva fondamentalmente divisa in tre pezzi. Che sono L'arco, l'arco che è già completo così, la base che è intera, l'asse Z da aggiungere e l'asse, è tutto, giusto la barra della la X. barra quella che si muove Esatto. della X, fine. Il problema è che, per esempio, nella nostra il cavo flat che collega il monitor, che vedete, cioè sta messo qui un po' volante, è arrivato un po' spiegazzato al punto tale che se n'era uscito dalla sede sulla scheda madre della stampante. Avete presente la classica cosa? Se non funziona il telecomando, inverti le batterie. Abbiamo Esatto. fatto la stessa cosa, abbiamo invertito il cavo e Ed è andata, funziona. però, come dire, abbiamo dovuto mettere mani sulla scheda madre, una cosa che non avremmo, cioè in un flusso di installazione ideale non avremmo dovuto fare. Oppure, per esempio, una volta che ho, diciamo, montato la stampante, mentre la calibravo mi sono reso conto che le viti eccentriche del piano di base, non erano ben, posizionate. Di conseguenza il piano oscillava Oscillava. tantissimo, ma troppo, e di conseguenza ho dovuto stringere le ruote per migliorarle. Quindi, come dire, non Non è è la tua prima stampante, ma è diciamo un'altra stampante che può, diciamo, farti risultare, se sei in grado di metterci mano, delle ottime stampe senza spendere uno sproposito. Esatto. E tra l'altro, sempre guardando un po' in giro su internet, molti consigliano di sostituire le rotelle
che diciamo le, che vanno sulle rotelle cuscinetti, sì, che ci sono sulla 6Z e anche sulla 6Y, perché questi qua sono di qualità abbastanza bassa, però con 10 euro su Amazon ne prendi una decina, quindi sostituisci tutto senza grossi problemi. Mm-hmm. Poi ve le link in descrizione, anche perché sto vedendo che il montaggio è veramente una cavolata, cioè vabbè, si dite, monta dite e smonta, è sempre quel discorso, se sei abituato a maneggiare stampanti 3D è un altro giocattolo, se invece è la tua prima stampante potresti essere intimidito dalla, diciamo, da questi piccoli problemi. Oddio, che poi riesci a stampare comunque, però per il risultato ottimale dovresti farci un po' di tuning, diciamo così. Sì, esatto. Che dire, parliamo un po' di caratteristiche, diciamo abbastanza standard a livello di dimensioni, è una 20-20-25 fondamentalmente come volume di stampa. E al piano riscaldato. Piano riscaldato, la scheda madre è una... se non sbaglio a 32 bit, ma ha degli stepper motor non molto precisi. Infatti, come potete vedere dalle stampe, che a mio avviso comunque sono venute molto bene, le state vedendo nel dettaglio, specie quella in arancione che abbiamo usato filamenti U-Maker, dato che è il blu. Il blu è della Longer. Sì, è della Longer. Sì, ci hanno mandato anche una bobina del loro PLA e devo dire che il colore è molto bello, stampa davvero molto bene. Abbiamo stampato questi due modelli, diciamo belli complessi, il nostro ormai amico gatto che utilizziamo come test bench di base, in realtà solo perché è comodo da stampare, perché lo stampa non senza supporti, esatto, quindi sei contentissimo. Invece state vedendo anche la versione, quando è finita la stampa, del si chiama Barbarian Chiefman, quindi il capo dei barbari, che per la lore è il capo di questo qua. Noi abbiamo anche adesso, iniziamo a fare proprio, corsale, tra poco inizieremo a stampare le Barbie e Ken praticamente. Esatto, ma quindi, sì, ti prego. però devo dirvi che il risultato è ottimo, sta di fatto che probabilmente per, il, per gli stepper motor e per, diciamo, la struttura che si muove un po', infatti vi consiglio di stringere bene, tutte le viti, infatti, c'è un leggero effetto fuzzy sulla finitura, che in realtà non è male per niente. Cioè, da vedere è carino, però non dovrebbe esserci. Sì, non lo, cioè, sai che non te lo so dire, perché è davvero bello, però vorrei capire se... È frutto di un errore? È un errore che è andata bene, tipo la mutazione del virus corona, tipo... Sì, diciamo. Tipo è una mutazione voluta o no, quindi... Però, come vedete, dai dettagli è davvero bella. Tra l'altro, per scrupolo, ho voluto stampare questa bench che ha una velocità molto bassa, quindi per ridurre le vibrazioni. E devo dire che, nonostante l'effetto vibrato resti... dell'FDM è una delle più belle. È una stampa bellissima. Cioè, la state vedendo nel dettaglio, è... Perché non lo sapesse, me... si utilizzano appunto questo modello, si utilizza per fare il test di un po' di tutte le cose. Sai la cosa, lo noto che è di buona qualità, dal forellino che c'è dietro, che molto spesso non viene, o viene male, viene chiuso. Sì, è storto, no, è venuto è venuto decisamente molto 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 bene, anche il foro quello sotto. Ma questi sono collegati, non ho mai capito. No, non sono collegati, però ti lecchi la barchetta. Vabbè, è stato bello. Come sempre. Comunque mi ha lasciato impresso una cosa questa stampante. Vai. Difficile staccare le stampe. Ah sì, il piano di stampa è adesivo a morire. Prende bene anche troppo. Sì, no, certe botte che ha preso. Guarda, gli darei voti massimi solo per le botte che ha preso e ancora stampa, diciamo. Per dire, allora, per staccare quella stampa, Max, l'altro giorno ha messo la spatola di metallo sotto la stampa, cioè cercando di entrare sotto la stampa, e con il manico dell'altra spatola stava spingendo così, tipo a martellate. Esatto, l'ha presa a martellate e dopo un po' di tempo è riuscito a si stava alzando e poi se n'è andato tutto assieme. Però vabbè, avrei potuto anche provare a sollevare un po' di più il primo layer. Però Mori, devo dire che l'adesso... appena lo prendevi ti tirava presso il piano, cioè sì, alzavi la stampante. Cioè, effettivamente se prendi la stampa così e la alzi, ti alzi la stampante, per dire. Sì, era molto, molto forte l'attacco sul piano, che però purtroppo non si stacca, quindi è proprio un coating del piano di stampa. Vi consiglio di procurarvi il tipico vetro, l'ultra base, migliora di molto la cosa. In effetti è un peccato che non ci sia, come per altre stampanti, la parte quella che si può muovere, che dovete aggiungere. Un'altra cosa che ha la stampante è il sensore di filamento, e tra l'altro te ne danno uno di ricambio nel corredo, più un'altra punta di ricambio, quindi diciamo che arriva tutto. Tra l'altro vorrei farvi vedere quanto è facile
accedere alla scheda madre, perché sembra una cavolata, però voglio dire, non si sa mai, diciamo, gli internal sono veramente sotto mano, e qui con un po' di magia del montaggio, ecco qua, diciamo, come potete vedere, la parte logica è accessibile rimuovendo semplicemente una piccola gabbia, quindi qualsiasi modifica, qualsiasi intervento vogliate fare, non c'è da impazzire. E ripeto, questo è una cosa che avvantaggia soprattutto le persone più esperte, nel senso che subito puoi mettere mani, se devi cambiare un filo accedi immediatamente, al contrario di altre stampanti che, diciamo, hanno questo tipo di configurazione, ma devi aprire tutta la scatola, diciamo, sono c'è da lavorarci sopra. Quindi, come vedete, veramente bare bone, veramente minimal. Ma ho avuto anche l'impressione che sia anche molto semplice come bordo, nel senso che la si capisce molto facilmente dove sono gli attacchi e soprattutto come sono disposti i cavi. A proposito di cavi e cable management, i tubi di plastica che ricoprono appunto i gruppi di cavi sono preesistenti, non li abbiamo. Sì, hanno già fatto loro. Questo è un lavoro carino. È fatto già, cioè sono già inseriti. Tu devi soltanto mettere i pezzi insieme e collegare i cavi. Fine. Questo è il motivo per il quale si monta così facilmente. E il motivo per il quale Max ha detto che abbiamo messo un po' più di tempo, perché purtroppo questa U, praticamente di tutta la struttura, l'abbiamo montata al contrario. Quindi ci trovavamo tutti i cavi che uscivano da un lato, quando in realtà dovevano andare dall'altro. Però, insomma, è colpa nostra, perché nelle istruzioni c'era scritto questo. Sono le istruzioni, sono 6 passaggi. Quindi, poi, insomma, pure se non fossero contrassegnati i cavi, come lo sono, infatti, per esempio, SZ, motore, cioè sta spiegato tutto. Comunque, è stata fatta molta attenzione nell'inserire delle porte di tipo diverso. Infatti, per esempio, questa sto vedendo che è una 3 pin, pure qui ci sono 3 pin, però la messi su una forma da 6. Quindi è fatta in maniera tale che, pur sbagliando, non sbagli. Cioè, i posti vanno nel loro posto e basta. Alla fine siamo rimasti molto, più che altro quasi sorpresi, perché considerando il punto di prezzo, una qualità di stampa come questa, veramente io non me l'aspettavo, sinceramente. E invece sono dei pezzi veramente belli. Tra l'altro il filamento PLA, devo dirvi, anche se non posso comparare quanto sono insoddisfatto della stampante e quanto sono soddisfatto del PLA, sì, devo dire che mi piace molto, ha un colore bello intenso, vi consiglio molto bello. Di provarlo. Infatti, tra l'altro, costa un pelo più della media, però si trova anche su Amazon, quindi ve lo mettiamo ovviamente in descrizione. Secondo me è da provare. Poi sai cos'è? Cioè, non è né troppo lucido né troppo opaco. Sì, cioè, quello credo sia anche dovuto gradiente, appunto a questo effetto fuzzy skin che non abbiamo sì, ancora probabilmente capito. Probabilmente c'è da approfondirlo un po'. Sì, però sì, comunque le stampe, cioè senza che siamo troppo a descriverle, potete vederle adesso tranquillamente nei dettagli. Sì, per darmi un'idea più approfondita. Sì, infatti stavolta nei B-roll ho fatto anche dei close up nel... Ah, ok, giusto per far vedere il dettaglio sì. Che altro possiamo... Una cosa che trovo fastidiosa, sai cosa? Dimmi. Cioè, in combo. La prima è che funzioni con le micro SD e non con l'SD, che magari è più comoda, e con l'USB meglio ancora. Ma la cosa peggiore è che è dietro. È dietro. L'SD è qui dietro, cioè proprio nel retro della stampante. Dovresti, al lato inverso, tipo dovresti andare con la mano così, trovare il punto e inserire e rimuovere la scheda. Io ho trovato una soluzione... Che è questo? Giusto. È l'extender che trasforma un attacco micro SD in un attacco SD normale. Quindi praticamente voi inserite qui dietro questa qua e potete portarvi avanti il lettore SD. Questo è abbastanza corto, ci sono anche quelli da 50 cm, quindi ve la potete portare avanti. E costano abbastanza poco, meno di 10 euro su Amazon. Quindi c'è una soluzione. Però li lasciamo in descrizione in ogni caso. È comunque uno step in più. Sì. Quindi, diciamo, concludendo... Infatti stiamo parlando più di mod, tipo che... perché questa è una stampante da moddare, perché non c'è niente da fare. Cioè, il nostro consiglio di questa stampante è la vostra seconda stampante, è la stampante che vi serve per ampliare, diciamo, la farm, per dire. E che se tratti bene, sai dove mettere mani, riesci a ottenere degli ottimi risultati. Esatto. Magari migliori della stampante entry level su cui hai fatto pratica. Esatto. Diciamo che questo è il passaggio, appunto, da quella che magari, non so, dato che molti acquistano quelle piccole, giusto per capire, che magari ci puoi fare giusto il pezzo degli scacchi,
a qualcosa di più grande, però ti sei già fatto magari quell'esperienza per capire dove mettere le mani. Sì, l'unico, diciamo, un problema può essere che a quel punto con qualche soldo in più ti prendi una Ender. Sì. Quindi il discorso è sempre quello: se volete armeggiare, è una stampante abbastanza interessante. Se è la vostra prima stampante, sinceramente non ve la consiglio, a meno che non vi piaccia proprio tanto imparare mettendo mani, capito? Il paragone, sai come? Stavolta anziché il Kalashnikov. Vai. È il Linux delle stampanti 3D. Ok, perfetto, anche questa ci sta. Questo, fondamentalmente. Quindi noi, diciamo, abbiamo avuto un'esperienza molto positiva, però non possiamo negare che parte di questa esperienza positiva è data dalla nostra esperienza. Dall'esperienza, perché io proprio veramente per il fatto del piano, secondo me sarebbe stato un disastro se non l'aggiustavo. Quindi magari non te ne saresti manco accorto. No, era di sempre stato difficile. Però una volta sistemata, le CD funziona bene, il menu è comodo, nulla da dire. Quindi è una via di mezzo, ecco. Per esempio, rispetto a quella resina che abbiamo recensito, questa non è per cominciare. Esatto, può essere mentre appunto quella resina, come stavi dicendo, è l'ideale. Sì, cioè taglia, diciamo, come dire, risparmia dove può, però alla fine il prodotto ti esce, funziona bene. Bene. Invece qua devi essere pronto a intervenire se qualcosa non funziona. Tutto qua. Però, insomma, di questa è uscita l'LK4 Pro. Che mi sa che ha due motori, ha altre funzionalità. Non l'abbiamo testata. Non l'abbiamo testata perché non era disponibile. Quindi ci hanno mandato questa che era disponibile. Però magari se manderanno altre stampanti, vi porteremo anche quelle, ovviamente. O comunque lo vedrete sul canale delle live, dato che c'è il canale appunto che streama in continuazione. Sì, sì, infatti. E niente. Beh, spero che insomma questa recensione vi sia servita. E noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad un prossimo video. Ciao! Ciao!